ha detto di iniziare le analisi sulla ragazza. I dati degli ultimi esperimenti sono ancora in fase di elaborazione. Abbiamo quelli del penultimo. Il problema è che la trascrizione va avanti in maniera esponenziale e rischia di corroderli. Quei ragazzi sembrano tutto tranne che corrosi. Dove mi hai portato? Non lo so. Non conosco questo posto. Sì che lo conosci. No, è impossibile. Non è impossibile. Forse non te lo ricordi. Non porti troppe domande. Rispondi direttamente. Io qua ci venivo a giocare. Ma non ricordo quando. Oh, così va meglio. Vedi, bisogna sempre cedere all'istinto. Perché non sei venuto? Non lo so. Perché non ne avevo voglia. Capisco. Ma cosa pensi? A quello che mi hai detto. Ci siamo detti tante cose. Devi essere più chiaro. Pensavo di essere l'unico. A parte te. Me l'hai lasciato credere. Quanti siamo? Tanti. Che fanno gli altri? Vivono. Perché ieri hai usato il tuo potere? L'ho fatto per dimostrarti che non mentivo. O per dimostrarmi che sei invincibile? Oh, il mio potere è grande. Ma inutile. Perché? Esiste già qualcuno più saggio di me che lo possiede? Non ti seguo. Lei non è come te. Lo so. Aspetto che arrivi qualcuno che mi somigli. Impossibile. Non esistono donne con i nostri poteri. Tu? Sì. Se hai paura, vattene. Li ho persi tutti e due. Gabriele tornerà. Sono anni che non parlo con lui. Non ricorda più chi sono. Questo è perché continua a svuotare la sua memoria. Se smettesse di farlo, il ragazzo recupererebbe i ricordi. Senza danni permanenti. Non posso farlo. Perché? È stato Gabriele a chiedermi di dimenticare tutto. La ragazza ha rubato il diario. Adesso sarà già a conoscenza di tutto quanto. No, non di tutto. Che cosa hai in mano? Sono i risultati delle prime analisi su Giulia. We'll be right back.
Fa paura, lo so. Ma non puoi fare nulla per cambiarla. Un modo deve esserci. Siamo uguali, respiriamo la stessa aria, mangiamo le stesse cose. Esistono altri modi per essere diversi. Voglio trovare una cura. Ecco. E da quando hai deciso di cedere a facili moralismi? Si può sapere? Da quando ho capito che non è giusto. Un leone non si chiede mai se sia giusto uccidere per vivere. Lo fa perché non ha scelta. Così fa l'uomo. Muore perché non ha scelta. La morte è un errore, come tale va eliminato. Finirai per procurare ancora più morte. È il prezzo da pagare. Facendo così, vai contro la natura umana. Noi siamo umani. Non è vero! In cosa sei simile a loro? Li hai visti? Con che presunzione pensi di sapere ciò che è giusto per loro? Nessuna. Concedimi però la presunzione di sapere cosa è giusto per me. Occhio a creare legami mortali, o ne subirai le conseguenze. Non permetterle di affondarti. La sua vita è un battito d'ali nell'universo. Si spegnerà prima che tu possa rendertene conto. Allora morirò anch'io. Imparerai a convivere con la solitudine. Moriranno, prima o poi. E il dolore si cicatrizzerà fino a renderti impermeabile a qualsiasi tipo di emozione. Imparerai, non preoccuparti. Ci siamo passati tutti quanti. Non devi aver paura. Io non voglio diventare così. Accadrà. È solo una questione di tempo. Il tuo è un dono che non si può rifiutare. Allora farò in modo di farla diventare come me.